Era di qualche giorno fa un nostro servizio giornalistico che denunciava la gravissima situazione di degrado in cui versava il cimitero monumentale di Gela, raccontata dalle impietose immagini di un luogo sacro deturpato e sfregiato dall'incuria e dall'abbandono. L'assessore comunale ai lavori pubblici Flavio Di Francesco ha disposto gli interventi e operai della Tecra ieri erano già al lavoro. Le unità impiegate stanno effettuando soprattutto operazioni di serbatura e pulizia. Contemporaneamente, lavoratori ex RMI al servizio dell'ufficio manutenzione coordinato da Angelo Scudera stanno provvedendo alla potatura degli aranceti di Corso Vittorio Emanuele. Intanto, operai sono al lavoro anche per restituire ripulito l'orto Fontanella in prossimità del gresto estivo. Infine, dopo l'estirpazione di alcuni alberi pericolanti, anche Piazza Martiri della Libertà sarà riconsegnata pavimentata alla città. Sono degli eventi importanti che diciamo, servivano al decoro del cimitero monumentale, dove siamo intervenuti già a Farello qualche mese fa. Adesso stiamo intervenendo al monumentale, quindi un intervento molto, molto importante, perché chiaramente è una situazione che è indecorosa e che stiamo cercando chiaramente con molto impegno di assolvere. E interventi importanti sono la potatura degli aranceti sul corso Vittorio Emanuele, contiamo di finire entro il mese di giugno. Anche questo è un intervento importante per ridare insomma, un buon decoro ed estetica diciamo, tutto il corso Vittorio Emanuele. Un altro intervento importante anche a Piazza Martiri Libertà, dove abbiamo tolto degli alberi pericolanti, dove stiamo sistemando la pavimentazione e contiamo in questa settimana di completare il lavoro per rendere fruibile insomma, anche questa importante piazza.